Cerre Bosco Chiesanova. A che punto siamo con la fusione dei comuni? Ecco, la fusione dei comuni che doveva partire, diciamo, con lo studio di fattibilità nel giugno 2017, purtroppo si è arenata e sappiamo benissimo che i cittadini di Cerro e di Bosco non sono mai stati informati. Purtroppo in questi anni si è tentato in mille modi di far capire sia il sindaco di Bosco che a quello di Cerro di poter intervenire e di dialogare con i cittadini, ma questo non è mai stato fatto. Devo sottolineare che sono stati spesi 20.000 euro per questa, diciamo, per lo studio di fattibilità, che già nel giugno 2017 era in possesso dei comuni e doveva essere presentato ai cittadini di Cerro e di Bosco entro l'anno, quindi entro il 2017. Da quel momento lì non si è mai più parlato di fusione dei comuni e pertanto noi ci troviamo poi in imbarazzo a dover chiedere ogni volta ai sindaci cosa fanno, cosa devono fare. Oltretutto, abbiamo raccolto anche 100 firme, le abbiamo presentate sia ai due comuni e il comune di Cerro, dopo insistenze, ha risposto, mentre il comune di Bosco non ha ancora risposto. Noi vogliamo una risposta, no, vogliamo che parlino con i cittadini, perché la fusione va fatta non dai sindaci o dagli amministratori, ma va fatta dai cittadini.